Ciao a tutti ragazzi, come state oggi? Come potete vedere, oggi siamo qui per recensire Una marea di Zeus e tutti della nuovissima quarta serie, che ovviamente qui in Italia non è ancora arrivata, è appena uscita negli Stati Uniti e in Inghilterra. Sappiamo per certo che Giochi Preziosi ha preso i diritti ed ha risposto ad alcune persone che gliel'hanno chiesto che durante questo 2015 gli Zeus dovrebbero uscire. Non sappiamo il periodo esatto, hanno detto ad alcuni intorno all'inizio del nuovo anno scolastico, quindi penso dopo le vacanze estive. Quindi di tempo ne manca abbastanza, ma nel caso in cui vogliate già acquistare questi Zeus o quelli vecchi che vi avevo già mostrato, vi lascio nella descrizione un sito, che è il sito ufficiale inglese degli Zeus, dove potrete acquistarli senza dogana e senza nessun problema. Quindi mi raccomando, va bene? Ovviamente questi non sono tutti gli Zeus della quarta serie, ce ne sono altri che però per ora non ho. Comunque iniziamo a vedere questi nuovissimi Zeus un pochino più da vicino, che devo ammettere essere tutti molto molto carini. Il packaging è identico a quello della scorsa serie, in alto a sinistra c'è sempre il logo The Zeus e sotto il motto Love Yourself. Dovrebbe essere Love Yourself, ma fanno sempre questi giochi di parole. Sono consigliati dai 5 anni in su. E qui a sinistra c'è sempre l'artwork del nostro Zelf e il suo motto, che è Forgiving is a good way of living. Quindi perdonare è un buon modo di vivere. In basso invece c'è il nome. Questo si chiama Uma ed è un Red Panda Zelf. Questo è il retro della scatola invece, dove possiamo vedere l'artwork completo di Uma e una piccola descrizione su di lui, di cui vi faccio un breve riassunto. Dice che il modo migliore secondo lui di vivere è perdonando gli altri. Abita nella Bamboo Forest, quindi nella foresta di bambù. Il suo compleanno è il 26 giugno, che è il giorno del perdono. Anche gli Zelfs sono prodotti da Moose come Cocoritos e gli Shopkins, quindi ultimamente questa casa ha parecchio successo. Bene, tiriamo fuori Uma dal suo packaging. Come sappiamo, è facilissimo togliere gli Zelfs dal packaging, quindi assieme al nostro piccolo Zelfs arriva sempre la sua spazzolina, che ha la stessa identica forma di quelle vecchie, a forma di fogliolina. La differenza è che questa volta è trasparente con i brillantini, che carina, e arriva anche una clippina da mettergli nei capelli, ha dei glitter dentro ed è a forma di un bambù rosa, molto molto carina. Poi il booklet che ci fa vedere tutti i nuovi Zeus di questa serie e tre elastichini per fargli le acconciature più pazze, come dico io. Che ridere. Ma guardiamo proprio Uma perché è veramente adorabile. È uno Zelfs abbastanza semplice, nel senso che non ha moltissimi ghirigori. Sapete che di solito gli Zelfs hanno tante cose stampate sopra o comunque addosso, mentre lui invece è solamente rosso, con delle parti rosso più scuro, come potete vedere ad esempio qui, le sue orecchie anche, che sono molto molto carine e diverse dal solito. Guardate che carine! Che carine col bianco dentro, tenerino! E anche le sopracciglia bianche, il musino bianco e poi dall'ombelico in giù anche le gambine, quindi sono sempre di un rosso più scuro. Ecco, dovreste riuscire a vederlo. È molto difficile mostrarlo in camera, ma ecco, sì, questo Zelfs ha proprio gli occhietti gialli, è davvero adorabile. Sul retro ha la sua codona da panda rosso ed è bellissima. Mi piace che ha la punta finale bianca, come appunto deve essere. Qui ovviamente sul sederino c'è la Z di Zeus. Come potete vedere, hanno fatto queste sporgenze in plastica che stanno a fare l'effetto pelo, e questo Zeus dovrebbe essere peloso ed è anche sulle bettine. I suoi capelli sono bianchissimi con dei tinsel dorati dentro ed è il primo Zeus che ho fatto così. Guardate che belli e sono ovviamente morbidissimi e passerei tutta la giornata a toccarglieli. Oh! Quindi questo è il primo Zeus della nuovissima serie che apro, gli metterò la sua clippina per non perderla più che altro, non so mai esattamente come mettergliele. Facciamo finta di niente, non mi ricordo già più il suo nome, Uma? Non ricordo assolutamente, mettiamolo un attimo qui da parte. Quale potrei aprire ora? Ah, che scelta difficile. Questo. Questa o questo Zelf? Ho sempre dei dubbi in proposito. Si chiama Stardust, cioè polvere di stella. Ed è uno Shooting Star Zelf, cioè uno Zelf stella cadente. She loves, quindi è uno Zelf femmina. E che cosa tenera, ragazzi? Fa avverare tutti i desideri che gli Zelf richiedono quando vedono una stella cadente. Oh, è adorabile! E vive al Hairport, quindi un aeroporto di capelli. Già, gli Zeus e i loro giochi di parole a volte mi lasciano veramente perplessa e mi sto immaginando un aeroporto fatto di capelli. E ovviamente il suo compleanno è il 29 aprile, il giorno dei desideri. Bene, apriamo anche Stardust, quindi. Stardust ha la stessa spazzolina, però nel suo caso è rosa e sempre glitterata, molto molto carina.
e la sua clippina è una stella cadente viola, sempre coi brillantini. Adorabile! Ecco Stardust vista più da vicino e come potete vedere lei mi ricorda un po' di più uno Zelfs classico. Mi piace tantissimo il suo viso perché è veramente veramente dolce e le sue orecchiette che sono proprio un pochino da elfo e i suoi colori perché sono veramente pastellosi e sono praticamente tutti i miei colori preferiti. C'è il rosa, l'azzurro chiaro, il giallo, questo viola molto pastello ed ha una stellina tipo fermaglietto qui sulla testolina. È adorabile. Come simbolo ha una stella cadente e tante altre stelline ed è anche qui sulla sua gambina. Ha un pochino di blush rosa sulle guance. I suoi occhietti sono rosa chiaro, ma non so se riuscite a vederlo dalla telecamera, ma io ci provo sempre. Le sue ali sono gialle, trasparenti e sono due stelle cadenti, che cosa tenera! E in centro c'è una stella enorme. Se le toccate sono diverse rispetto a tutti quelli degli altri Zelfs che ho avuto, o che avete avuto anche voi probabilmente, sono un pochino gommosine. E ha sempre la Z di Zelfs sul sederino, ma non so se riuscite a notarlo, sopra c'è una stella cadente, questo è proprio un nice touch! Anche i suoi capelli sono bellissimi, sono morbidissimi e sempre di questi colori pastello molto molto carini che sono l'azzurro, il rosa, il giallo e poi di nuovo l'azzurro. And that's it! Penso che Stardust sia una dei miei Zelfs preferiti di sempre. Mettiamole la sua clippina. Poverina, l'ho rovinata un pochino mettendole questa clip, non sono davvero brava. No, la faccio sembrare una deficiente. Beh, mettiamola qui con... Oh ma... Oh. Uma, forse si chiamava Uma, forse no, who cares? E anche lei arriva con... non mi viene la parola, ma voi lo sapete. Ho deciso per motivi di tempo e per non far diventare questa recensione troppo noiosa di recensire 3 Zelfs alla volta, quindi questo è l'ultimo per oggi. Fatemi pensare a chi potrei scegliere. Ok, prendiamo questo. Questo Zelfs si chiama Galaxia ed è uno Zelfs Galassia. Già per questo mi piace moltissimo e amo tutto quello che ha a che fare con lo spazio. E la sua biografia ci dice che è una starlet, quindi è una star, e sembra che faccia concerti per tutta Zardenia e che ci sia sempre un'ovazione per lei alla fine di questi. Dice che ha lo Z Factor, anziché l'X Factor, lei è lo Z Factor, quindi lo Z di Zelf. Eh? Un altro gioco di parole che hanno usato qui alla Muse, di aver partecipato a questo talent di Zelf. E anche lei vive al Airport, quindi nell'aeroporto fatto di capelli. Già, il suo compleanno è il Science Fiction Day, che è il 2 febbraio, quindi il giorno della fantascienza. Ha dei colori veramente sparaflescianti, quindi apriamola subito. Eccoci qui con Galaxia. Arriva ovviamente la sua spazzolina, che in questo caso è viola, sempre coi brillantini, e con questa clippina gialla, con i brillantini sempre, e trasparente, con sopra un pianetino con un anello. Li avrei preferito se avessero messo una galassia, ma questo perché io sono malata dello spazio e della scienza, e quindi non ascoltatemi. Galaxia è adorabile perché, come potete vedere, ha un'espressione diversa rispetto agli altri due Zelfs che abbiamo visto fino a pochi secondi fa. È molto sparaflesciante perché è di un viola scuro, ha questa maschera blu e rosa che sembra essere un pochino una galassia. Sulla pancia ha stelle, pianeti e galassie. E anche sulla sua zampetta. Ha gli occhi gialli e come al solito spero che riusciate a vederlo. E ha queste cornine sempre con su un pianeta con un anello, trasparenti e con dei brillantini. Mi ricordano un po' Typhon, ve lo ricordate? Lo Zelfs, figlio delle tempeste? Sul sederino ha sempre la Z degli Zelfs. Ragazzi, questa volta hanno messo sopra delle stelline. Questi nice touch mi piacciono davvero molto e mi piace che stiano iniziando a usarli. Stavo quasi per scordarmi che ha anche delle stelline e delle galassine. Si dirà galassine? Spero di sì, sul braccino. I suoi capelli sono leggermente più corti rispetto a quelli di Uma, sì, e Stardust, e sono viola e rosa, ma sono sempre morbidissimi al tocco. Forse sono di una consistenza leggermente diversa rispetto a quella dei due Zelfs che ho aperto finora. A me è normale, ogni Zelfs ha una consistenza di capelli leggermente diversa. Lo fanno perché deve essere in tema con quello che lo Zelfs in questione rappresenta. Mettiamogli subito la sua clippina. Ecco, volevo farvi notare come questi tre Zelfs che ho recensito abbiano tutti e tre un viso differente e ognuno sembra avere la sua personalità, anzi sembra proprio trasmettercela. Prima di terminare la mini recensione di questi tre Zelfs della nuova serie, poi ovviamente recensirò anche gli altri tre e gli altri che mi arriveranno, vediamo il loro booklet e tutti gli Zelfs che quindi mi mancano. Come al solito sul booklet troviamo la mappa di Zardenia
e ho cercato per circa 2 minuti l'airport, ma non l'ho trovato. E da una parte sono felice perché non sono sicura di voler vedere un aeroporto fatto di capelli. Comunque questa è Zardenia ed è il luogo dove gli Zelfs vivono. Dall'altra parte invece ci fa vedere tutti gli Zelfs di questa serie. Mi manca questo Zelfs che è una scimmia che si chiama Smoothie. E a me le scimmie non piacciono tantissimo, quindi questa che voglio tantissimo, che si chiama Sketalia ed è uno Zelfs scheletro, è bellissimo. Questo che si chiama Cindy Moo ed è uno Zelfs mucca. Flair, che è uno Zelf, pensate, fenice. Polly Roger, che come potete vedere è uno Zelfs pirata. Yar! E poi lo Zelf super raro di questa edizione di Zelf, che si chiama Cleo Cat ed è uno Zelf faraone. Bellissimo! Ovviamente trovarlo sarà impossibile qui in Italia. E ragazzi, spero che questa prima recensione dei primi 3 Zelfs della quarta serie vi sia piaciuta e ci vedremo prestissimo con la recensione degli altri 3 e degli altri Zelfs che ho acquistato, perché sì, ne ho acquistati altri. Ad esempio quelli nuovi profumati, poi ho preso per la prima volta uno Zelfs in versione large, quindi più grande. Speriamo che arrivino presto in Italia e la prossima volta vi farò vedere anche la mia collezione di Zelfs al completo. Fatemi ovviamente sapere tra questi Zelfs qual è il vostro preferito. Poi la prossima volta mi farete sapere qual è il vostro preferito tra le serie di Zelfs che possiedo, che sono 4, ma della terza non ne ho tantissimi, ma comunque insomma mi farete un pochino sapere. Un abbraccio grande e ciao!